Ecco qui ragazzi, come vi avevo detto, questa è la fase diciamo più importante della fotografia naturalistica, perché nei capanni appunto vedete i fotografi si possono mettere con le loro attrezzature in attesa delle specie, quando viene qualcosa di interessante scattano, i capanni sono ben costruiti, in particolare qui siamo all'oasi di Cronovilla del WWF, vedete, ci sono anche i cartelli segnaletici che ti indicano le specie che ci sono, vedete? Il capanno è costruito in legno perché possa uno utilizzare anche la panca per mettersi comodamente, aspettare, vedete, adesso vi mostro dove dà il capanno, vedete, da sull'oasi dove ci sono appunto tutte le scene più belle da poter riprendere. Ecco, questa è la fotografia naturalistica sul campo, che è uno dei primi video appunto che caricherò sul canale. Ovviamente, nel momento in cui non dovesse esserci qualcosa di interessante, ci sono altri capanni che sono dislocati nell'area e possono essere appunto utilizzati per fotografare le altre specie che sono presenti e inserite nell'oasi. Mi raccomando, silenzio, tranquillità e tanta tanta pazienza.